14 gol in campionato, il tuo record, complimenti, tocchi come tocchi la palla, fai gol quest'anno. Grazie mille, sono troppo contento, più che altro che c'è un bel lavoro dietro della gente che mi ha sempre supportato, la mia famiglia, l'amorosa, i miei amici, quindi è una cosa bellissima. Raccontaci un po' intanto il gol del pareggio, il cross di Pontisso se non erro. Un cross spettacolare, l'ho dovuto fare la girata, è entrata perfetta sul set, quindi... Pontisso, giusto? Sì, Ponti, un cross bellissimo. Tanta roba. Il presidente Sebastiani ha detto dobbiamo fare di più. Lo so, anche secondo me. Purtroppo il primo tempo è andata così, loro hanno trovato il gol. Poi sono una squadra che qua gioca in un campo che loro conoscono. Il vento vi ha dato fastidio? Troppo. Infatti è una cosa che loro giocano sempre qua. Conoscono un po', conoscono il vento, però c'è questo campo 1-0 sopra. Dobbiamo fare di più. Per fortuna l'abbiamo tirata fuori con quelli lì, come si dice. Questo è per fare capire ai tifosi che non ci siamo fino alla fine e ringraziamo anche i ragazzi che sono venuti qua. Ti chiedo perché in telecronaca ci avete tratto un po' in inganno al 47esimo, perché l'arbitro vi ha indicato il dischetto, poi le proteste dei giocatori dell'Olbia, non è la prima volta. Non è la prima volta, io vado col petto, ce l'avevo sul petto, mi spingono, certamente la tocco io con la mano ma mi hanno spinto, fallo. Quindi era rigore. Secondo me... Lo puoi fischiare come no, però se uno ti spinge... Però l'arbitro l'aveva fischiato. Infatti, e l'altro ha detto no, mano. Ah, l'assistente. Secondo me, lui ha detto rigore, io ho sentito rigore, ho preso la palla, però poi avrà detto, non so se l'assistente avrà detto no, guarda, l'avrò preso di mano, però ha spinto, ce l'avevo sul petto proprio. Vabbè, lasciamo perdere, per fortuna è andata bene, oggi siamo contenti. Scusa, una cosa ti chiedo, come stai fisicamente? Sì, Massimo, dimmi. No, volevo solo per capire, no? Per chiarire un po', ma sì. La sua esclusione iniziale è stata dettata da motivi fisici, è stata una scelta tecnica? Perché chiediamo subito. Non l'abbiamo chiediamo ancora subito. Capito. Ti chiedeva Massimo Profeta da studio se non hai giocato dall'inizio perché non sei al 100% dal punto di vista fisico o sei pronto? No, sono pronto, abbiamo deciso un po' così col mister che mi ha detto che ha fatto questa scelta, l'ho accettata perché penso che, come ho sempre detto, se entro provo a dare il mio contributo, per fortuna l'ho dato, quindi niente, più una scelta tecnica, andiamo avanti, per fortuna sono entrato, ho dato questa mano, quindi siamo contenti così. Martedì e sabato ce l'hai 90 minuti nelle gambe? Sì, ce l'ho.